tanti ritornelli. Salve a tutti, salve a tutti. Lo so che siamo trepidanti perché questa settimana è una settimana molto speciale. Poi domani sera ci sarà una grandiosa festa. Giochiamo anche un po' in casa perché insomma siamo in casa, il full stop è vicino. Tre chilometri da qua, siamo a Villa Rita, il full stop è qua, 3 chilometri. Certo. E quindi festeggeremo a mezzanotte il compleanno di Paolo domani sera. Però lo diremo più insistentemente magari domani. E poi ovviamente il 25, che poi il giorno del compleanno di Paolo, lo festeggeremo anche in televisione. Certo, non mancheremo, al ritornello. 24 sera a mezzanotte. Vabbè, allora oggi partiamo con realtà. Quindi Paola Belloni. Paola Belloni. E poi Katia Govi, sono felice perché ha fatto anche una scelta molto difficile in questi giorni, Katia. Brava, ci vuole coraggio nella vita. Sax on the Beach. Enrico Rosteni, il professore. Questa sta avendo arriva il professore arriva il professore con la cultura, Enrico, ecco. Con la cultura, con l'agricoltura. Vabbè. E poi Luca Bergamini, che ci piace tantissimo, con Tempesta. E poi Luciano Nelli, che Mi importa del mondo. E, vabbè, una canzone abbastanza triste, però l'ho scritta. E, tra l'altro credo che sia l'ultima canzone che ho scritto. E quindi ma la prima di un filone che poi insomma ogni tanto la devo fare. Sì. Interviste a Berlino, ci abbiamo Raul Bova, pensa a te Paola, oggi intervisti Raul Bova, quindi intervista con l'artista, molto speciale perché abbiamo un ospite a caso, bravissimo ragazzo, sì. Bravissima persona, veramente alla grande, bello. Siamo fuori e dentro, sì. Insieme 2 giorni, insieme a Berlino, sì. Ed è stato meraviglioso. E poi Federica Cocco con Traditore. Si è arrabbiata la Federica? Ci si è arrabbiata la Federica? L'ascoltiamo dopo. La Federica l'avrà detto a... A qualcuno? Al suo... No, vabbè. Non ipotizziamo. Ipotizziamo. Ecco. Allora partiamo con Paola Belloni con Reality. Vado ad accomodarmi sulla mia poltrona. Vado ad accomodarmi così. Vai. Ok, vai Paola. Gli occhi tuoi, ho sentito una strana sensazione dentro me. Ho capito che eri tu quella persona che avrebbe riempito il cuore mio di realtà. Quando eri lontano e pensavo a te, nella mente giochi strani. Sensazione dentro me. Ho capito che eri tu quella persona che avrebbe riempito il cuore mio di realtà.
E arriva un bel reggaeton e sono felice di presentarla perché lei è Katia Gove, tra l'altro una bellissima donna, sì, che è anche una bravissima sassofonista. D'altra parte ha avuto anche un maestro eccezionale come Luca Canali. In questo caso è lei che ci fa ascoltare questo reggaeton che si chiama Sax on the Beach. E vai! Enrico Rosteni con noi ha fatto tanti personaggi, sì, tanti e tante ne vedremo ancora. In questo caso è un personaggio abbastanza nuovo, sì, è nuovo per la nostra rubrica, è nuovo ed è per ritornelli. Il professore non dal nome e dal cognome più lungo del pianeta, sì, e dalla cultura vastissima, così dicono. Vabbè. Enrico Rosteni, il professore. Cari Luciano e Paola, eccoci qua. Sono il vostro professor Baldo Baldi della nobile famiglia del Frescobaldi, Bozzi, Meneghini, Menegozzi di Palazzo Strozzi. Sti cazzi. Sono qui perché vi devo acculturare, perché voi non siete molto colti e io invece cercherò col mio tomo, scritto in collaborazione con due grandi letterati italiani, Cristiano Malgioglio e Alvaro Vitali, cercherò di rendere questa vostra serata, questo vostro pomeriggio, questa vostra mattinata, queste vostre giornate piene di cultura, perché io insegno docio, insegno etimologia presso l'Accademia del Cruscotto di Fucecchio. Veniamo ai termini di questo mio tomo, perché voi siete siete molto ignoranti. Ad esempio, per esempio, facciamo un esempio, la parola sciorinare. Parola sciorinare, pisciare sugli sci. Tartufo, tartina volante non identificata, il famoso tartufo. Tabaccaio, parente stretto di Tabatizio e Tabassempronio. Voglia sposarmi, professore.
E arriva una bella novità della produzione Novalis. Veramente devo fare complimenti a Roberto Rinaldi e Cristina perché sì, sono veramente, stanno facendo delle grandi cose. Dobbiamo ringraziarli per la musica da ballo, perché stanno veramente grandi lavorando molto bene. Sì. In questo caso è un nostro carissimo amico, è un grande musicista, tra l'altro figlio d'arte, che è Luca Bergamini. Alla grande. Tempesta? No, l'ascoltiamo. Tempesta. Vai Luca! Con la cumbia. Tempesta, sparsa al vuoto della quotidianità. Abbraccerò così tanto da non lasciarti andare via. Tempesta, io da spettatore stavo qui a guardare la mia vita come un film, senza grandi sogni, tra la noia e il lavoro, far passare i giorni. E poi finalmente tu, con la forza dell'amore, fortemente tu, a tagliare in due il mio cielo, tuono e fulmine. Abbraccerò così tanto da non lasciarti andare via. Tempesta, nella testa, dentro fino all'anima, dentro ogni respiro. Tempesta, spazza al vuoto della quotidianità. Abbraccerò così tanto da non lasciarti andare via. Tempesta, tempesta, tempesta. E adesso una mia canzone, l'ultima canzone che ho scritto, ma ora ce ne sono in ballo diverse altre che stiamo facendo e stiamo lavorando. Stiamo lavorando per noi, ma anche per voi. Sì. Quindi batteria suonata da questo, sì, esatto, perché abbiamo preso questa linea e voglio proseguire. Sì. E allora in questo caso, in questa canzone, sono proprio io che suono la batteria e poi la canzone, ma insomma, ascoltatela, Che mi importa del mondo. Luciano Nelli, For You. Cosa fare di un'altra storia, se ci sarà, non sarà più la stessa, i tuoi occhi non scorderò mai. Che mi importa del mondo che continua a girare con me, ma tu non ci sei più e mi manchi. Dovrei forse scrivere un libro spiegando il vuoto che hai lasciato, e forse no, non basterebbe proprio.
classe, bellezza e serenità. Tu curavi tutto di me, un faro che illuminava, sarà acceso per sempre per me. Dovrei scrivere un libro che racconti il vuoto che c'è. Migliaia di pagine non basterebbero per te, per te. Migliaia di pagine non basterebbero per te. Del mondo. Come si dice adesso, conosciamoli meglio, ma chi lo conosciamo bene. Però l'abbiamo conosciuto un po' meglio, sì, come persona. E abbiamo avuto questa occasione. Devo dire che Berlino, sì, ci ha dato l'opportunità di conoscere il Festival del Cinema, ci ha dato l'opportunità di conoscere tante persone. In questo caso abbiamo conosciuto meglio Raul Bova ed è veramente un ragazzo straordinario. Sì. E allora... Vai tu, Paolo. Vado volentieri. Vai, conosciamoli meglio. Signori, ma soprattutto signore, reggetevi forti perché ho qui accanto a me Raul Bova. Raul, buonasera. 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 Lei in realtà è uno dei pochi attori italiani ad aver lavorato molto anche negli Stati Uniti e all'estero. Eh sì, non sono il solo, ci sono stati in passato tantissimi, diciamo che oggi un po' di meno, però ci sono tanti attori che comunque lavorano anche all'estero. Io sono contento di aver avuto questa possibilità di portare anche un po' della nostra Italia fuori dall'Italia, insomma, cercare di far conoscere fuori dai confini, insomma, sì, cercare di farla conoscere sia per la nostra cultura, perché ogni volta che faccio un film comunque si va a parlare, si parla di Italia, ti domandano di Italia, sono tutti innamorati no? della nostra Italia, musica, esatto, e quindi cerco di fare da ambasciatore ogni volta e cercare di portarli poi nella nostra terra. Certo. E se il suo talento e la sua bellezza sicuramente sono oggettivamente indiscutibili, io vorrei parlare anche delle sue doti di umanità, di profondità, di principi, perché so che lei si è sempre impegnato molto a favore, io mi ricordo, di un calendario per i bambini affetti di sindrome di Down. Lei è stato nominato nel 2010 anche ambasciatore di buona volontà per la FAO. Sì. Lei ha creato insieme al Capitano Ultimo una fondazione che è importantissima, la fondazione appunto Onlus Capitano Ultimo per la legalità e quindi contro la criminalità. Ha ancora qualche progetto in ballo adesso? Ultimamente abbiamo fatto altre, insomma, abbiamo cercato di aiutare anche per quanto riguarda il sisma Amatrice, abbiamo insieme alla Croce Rossa abbiamo cercato di costruire un centro polifunzionale che potesse dare un po' un ritorno alla vita quotidiana di questa povera gente che ha avuto questo dramma, e quindi ci stiamo ogni giorno cercando di stare attenti alle necessità, certo, della gente che comunque è in difficoltà. Portiamo avanti comunque tutti i progetti, io sono convinto che le cose vanno iniziate e comunque supportate sempre, mai, certo, dimenticate. Per regalarci, insomma, anche un mondo migliore, sì. Beh sì, anche per noi stessi è importante non farlo soltanto così per fare una bella figura, ma per aiutare concretamente e veramente le persone che hanno bisogno e non per mettersi in mostra. Certo, insomma. Tanti premi vinti, dicevo prima, Nastro d'Argento e Io l'altro, e lei è anche produttore poi di quel film. Sì, e anche, sì, Nessuno mi può giudicare, ma soprattutto nel 2008 ricordo anche, oltre ad altri bellissimi, importantissimi premi, Un telegatto come migliore attore. Come ci si sente? Lei stasera salirà su questo palcoscenico e sarà insignito di un ulteriore premio. Come ci si sente ancora con quell'adrenalina, con quell'emozione? Sì, beh, è molto, sai, stare qui a Berlino è importante, anche perché comunque l'Italia, insomma, ti chiama e quindi è importante rispondere. I premi sono sempre un punto di partenza e mai un punto d'arrivo, e quindi sicuramente sarà un...
un testimone per portare ancora avanti, un incoraggiamento per fare ancora meglio e fare progetti belli che possano andare in giro per tutto il mondo. La ringrazio tanto, allora buone cose, buonanotte delle stelle, signori. Grazie. Raul Bova, bello. Grazie. Dentro e fuori, l'avevo detto, eh. Grazie, grazie Raul, grazie. Una bella produzione Abbey Record di un bel moderato che ce lo canta Federica Cocco, bello? No, Federica Cocco, punto. Cocco. Traditore! Ci gioco sempre sopra. Ma lei lo sa. Lei lo sa. E allora Federica traditore. Cocco, traditore. Facevo sogni e progetti, ma io mi sono illusa. Trovavi ogni scusa e ogni sera andavi da lei. Io sempre ti credevo perché ti amavo davvero, ma adesso sola piango. Adesso piango e penso sempre a te. Sai che facciamo Paola adesso? Ce ne andiamo Luciano? Ce ne andiamo, cominciamo a meditare sì. Per domani sera, perché è una cosa molto speciale. Io devo cominciare a preparare la torta, insomma, no, vi assicuro che non la preparerò io con le mie manine. Abbiamo chi ci pensa, è veramente... E giovedì pensa, sarà tutto pronto. Ci pensano pronto. Alla grande. Allora, se avete voglia di ballare, di passare una serata con la mia orchestra, domani sera... Giovedì 24. Aspettiamo tutti al full stop di Borgo Ambugiano Pistoia. E festeggiamo a mezzanotte, festeggiamo anche il compleanno di Paola. Bene. Ritornelli torna domani. Ciao a tutti. A domani, da Paola ciao. Belloni. Luciano Nelli. Ciao. Quanti ritornelli